Allora, quindi vi dico che stiamo iniziando i lavori con l'ultimo panel della 2 giorni, strumenti digitali per la didattica della storia delle scienze umanistiche, panel moderato da Monica Di Barbora e nel quale abbiamo relazioni di Tiziana Mancinelli, Agnese Portincasa e Sara Pezzutti. Lascio la parola a Monica. Grazie Elisabetta e allora grazie alla SIS e a Scosse per aver organizzato questi 2 giorni molto interessanti. Io stamattina purtroppo mi sono persa i panel di stamattina, ma ieri ho seguito il seminario che è stato, mi sembra, molto interessante. E, grazie a chi ci sta seguendo e che interviene anche ieri. Sono intervenute con molte questioni, domande, questo insomma, spero che succederà anche oggi. E grazie naturalmente a Tiziana, Agnese e Sara che sono qui con noi oggi pomeriggio a discutere di strumenti digitali per la didattica. Io mi limiterò a una piccola introduzione in cui così vorrei sottolineare alcuni punti che poi immagino torneranno o comunque sui quali magari poi discuteremo. Intanto direi che ormai, insomma, dopo quest'anno è impossibile ragionare sul digitale, sulla didattica digitale come si faceva fino a un anno fa. Ovviamente quello che è successo ha modificato radicalmente la nostra relazione col digitale e l'ha modificata non tanto forse rispetto, come dire, agli strumenti che utilizziamo per il lavoro con le classi, ma proprio nella strutturazione della classe, che non è più uno spazio fisico, non è più solo uno spazio fisico, ma è diventato uno spazio che condividiamo proprio attraverso il digitale. E, quindi ragionando di strumenti digitali, ragioniamo sia di strumenti, come dire, che utilizziamo più direttamente, per fare didattica, sia invece questi nuovi spazi che ci troviamo ad occupare. E direi che questo anno così difficile ha da una parte evidenziato alcune questioni che sono questioni risalenti nella scuola, che non sono nate con la crisi, ma che questa crisi sicuramente ha amplificato, approfondito, e dall'altra invece ha posto anche alcuni problemi e alcune questioni sulle quali forse non ci eravamo interrogate prima. La prima cosa che mi sembra importante dire è che la sensazione è stata che le docenti, e parlo al femminile perché la classe insegnante è una classe in gran parte composta da donne, e direi che le insegnanti sono state abbastanza abbandonate in questa situazione, si sono ritrovate a fare contemporaneamente il lavoro di insegnamento è un lavoro di autoformazione, spesso sull'uso di questi strumenti digitali. Quindi hanno dovuto imparare mentre facevano e hanno lavorato molto più di quello che si lavora in tempi normali, diciamo. E tutta questa fatica e tutto questo lavoro in più non solo non è stato riconosciuto, ma anzi alla fine ha portato a una rappresentazione mediatica della classe docente come una classe che non fa, non ha voglia di fare e che è sempre perennemente in vacanza, per la quale questa DAD è stata una scusa per prolungare le vacanze. Mi chiedo, tra parentesi, se questa stessa svalutazione della classe insegnante varrebbe senza quel processo di femminilizzazione al quale ho accennato prima. E questo già mi sembra un aspetto sul quale dovremmo interrogarci. L'altro aspetto, se ne è parlato anche ieri ed è collegato a quello che stavo dicendo, è la questione della formazione. La questione della formazione, non lo ripeteremo mai abbastanza, è una questione assolutamente cruciale, sia la questione della formazione iniziale che la questione della formazione in servizio. Allora, adesso non entro su questi aspetti, ma direi che nonostante il piano digitale e quindi un presunto interesse del Ministero nei confronti di questa questione e nonostante corsi di formazione esistano, mi sembra che la relazione tra formazione e
e digitale vada ripensata, perché il digitale non è solo un insieme di strumenti, ma dovrebbe portare con sé un ripensamento complessivo del processo didattico. E quindi questo è un aspetto che nella formazione andrebbe inclusa. Sulla formazione potremmo dilungarci, ma insomma adesso non lo faccio. Se però siete interessate, naturalmente possiamo riprendere questo discorso. Un altro aspetto che secondo me va sottolineato è come il digitale non significa automaticamente innovazione. Quindi anche da questo punto di vista io credo che una riflessione ampia sia da fare, una riflessione che inserisce gli strumenti, anche gli strumenti che ci verranno presentati oggi, in un quadro teorico più ampio, più solido di quello che esiste finora. Un altro aspetto che è già stato citato è quello dei manuali, e anche questa è un'altra questione che naturalmente ragionando sul digitale diventa cruciale. I manuali hanno delle versioni digitali, a volte hanno delle espansioni digitali. La qualità di questi strumenti digitali che vengono forniti non è sempre ottimale e è un altro punto, secondo me, sul quale bisogna ragionare, soprattutto quando in parallelo c'è una quantità di risorse online disponibili che possono essere sfruttate e che spesso sono più utili e migliori di quelle che troviamo collegate ai manuali. Quindi anche questa relazione tra manuale e spazi e strumenti digitali è un altro punto che va, come dire, sul quale bisogna riflettere. Fino adesso non ho menzionato, o soltanto per quanto riguarda le insegnanti, la questione specifica del genere in relazione a questi strumenti digitali, ma non l'ho fatto perché, e questi mesi secondo me ce l'hanno insegnato molto bene, i momenti di crisi sono i momenti in cui gli aspetti, le prospettive, i punti più fragili e delicati si indeboliscono ulteriormente. E questo secondo me è il caso anche della prospettiva di genere nelle scuole, cioè tutti questi discorsi che stiamo facendo e che continueremo a fare, tutti gli aspetti di criticità che analizzeremo, dei quali parleremo questo pomeriggio, sono aspetti che hanno una ricaduta ancora più forte su un tema così delicato e così difficile spesso da far entrare nelle scuole come è quello del genere. Anche di questo ieri si è parlato, anche Liliana Elena ha sottolineato la difficoltà molte volte di portare questa prospettiva nelle scuole e credo che insomma anche chi è qui abbia fatto questa esperienza. Ecco, nei momenti di crisi gli elementi che sono già strutturalmente deboli sicuramente vengono indeboliti ulteriormente, anche per una serie di questioni nuove che questa scuola a distanza ha posto. Intanto la questione, che forse così è banale, ma in realtà è fondamentale, dell'incorporeità della relazione didattica. Siamo davanti spesso a dei bollini neri, a dei faccini piccoli piccoli, a delle iniziali. I corpi non esistono più e i corpi sono la traccia più evidente dei generi e questi scompaiono nella relazione digitale. Il genere rimane veicolato solamente dal linguaggio. E sicuramente non tutte le docenti e i docenti sono preparati ad utilizzare un linguaggio che non nasconda i generi, ma che invece li valorizzi. E quindi questo è, credo, un elemento, problematico che ha indebolito una serie di questioni. Poi accenno solamente alla questione delle reti che abbiamo usato e che usano le scuole per fare didattica, che sono reti private. E questo lo faccio, non mi dilungo su questo, ma solo per buttare lì un altro aspetto sul quale non sempre si riflette, cioè chercher l'argent, per così parafrasare un pessimo modo di dire. E ci sono degli interessi economici che vanno tenuti presenti quando ragioniamo di queste questioni. Gli strumenti digitali non sono neutri dal punto di vista del genere, ma non sono neutri nemmeno da un punto di vista di mercato. E quindi questo mi sembra un altro elemento. E chiudo
sulla questione delle fonti. Allora, ormai la didattica della storia non può prescindere dall'utilizzo delle fonti. Sono gli esperimenti ormai in questo senso, le esperienze sono ricchissime, molto interessanti, spesso anche molto sofisticate di lavoro diretto sulle fonti. Sicuramente la rete è un insieme di fonti incredibile. È un insieme di fonti che ci offrono delle opportunità che anche è inutile sottolineare, non soltanto l'abbondanza di fonti, ma anche la facile accessibilità, il fatto che siano accessibili anche in modo economico e quindi che possano essere messe a disposizione delle studentesse e degli studenti. Mi sembra però che sia spesso sottovalutato un aspetto che io considero invece cruciale. Oltre alle questioni sulle chiavi d'accesso, sugli apparati critici che spesso sono discutibili e così via. Ma io vorrei concentrarmi su un'altra questione, e cioè sul fatto che raramente trovo una riflessione di base, ma fondamentale, che queste fonti che noi utilizziamo come fonti primarie non lo sono. Non sono fonti primarie, ma sono copie, sono riproduzioni di fonti. Allora, questo non è un aspetto, come dire, di sottigliezza filologica, come potrebbe sembrare, ma porta con sé una serie di conseguenze molto concrete anche rispetto alla questione del genere. E faccio solo due esempi per spiegare che cosa intendo. Intanto, il fatto che siano delle riproduzioni, delle copie, vuol dire che c'è stata una selezione all'origine, che qualcuno ha scelto quali documenti rendere accessibili in formato digitale. Questa selezione non è praticamente mai esplicitata, quindi non sappiamo quali sono i criteri. E allora mi chiedo, rispetto proprio alla questione del genere, su che base è stata effettuata questa selezione? Quindi c'è una sovrarappresentazione di un genere rispetto a un altro o no? E io non ho modo di valutarlo però rispetto a queste fonti. Allora, questo è un primo aspetto delicato. Il secondo aspetto che mi pare molto problematico è quello che alla fine una pergamena, papiro, un daguerrotipo, una lettera manoscritta, qualsiasi tipo di documento alla fine è un file digitale. È un documento digitale e secondo me questo provoca un appiattimento totale sul presente, che è proprio quello che cerchiamo di combattere. Scusate, ma mi è venuto questo verbo un po' che siamo un po' stufi di metafore belliche, ma mi spiace, è il primo che è emerso. Questo appiattimento sul presente, che è proprio quello che invece cerchiamo di decostruire con il lavoro in archivio. E anche questo aspetto mi sembra che sia un po' sottovalutato. E quindi cercare invece di restituire una profondità diacronica ai documenti è fondamentale. Ed è fondamentale in particolare proprio, credo, per il ragionamento sul genere. Perché se vediamo, cioè, intendendo il genere come una relazione gerarchica che si costruisce storicamente, non come un dato immutabile e trasversale. Allora, se non riusciamo a lavorare sulle fonti in modo da ricostruire questa profondità cronologica, ci viene meno uno strumento, secondo me, molto prezioso per aiutare studentesse e studenti a capire che non tutta la storia è antica come la storia degli Assiri, che è spesso la sensazione che si ha lavorando sulla storia con le classi, e che i processi storici comportano una serie di cambiamenti che danno forma al nostro presente. Io chiuderei qui di questioni, credo di averne sollevate un po', spero non troppo confusamente, ma erano molti gli aspetti, insomma, che mi interessava proporvi. E lascio quindi volentieri la parola a Tiziana Mancinelli. Ricordo a tutte le relatrici che ho il pessimo e ingrato compito di controllare anche il rispetto dei tempi in modo che ci sia un po' di tempo per lo scambio.
e che hanno a disposizione 15 minuti inizialmente per la loro relazione, e in modo che poi insomma avremo modo per confrontarci sui temi sollevati. Quindi dicevo, lascio la parola per prima a Tiziana Mancinelli, che è assegnista di ricerca presso il Venice Center for Digital and Public Humanities. Ha lavorato in diversi centri di Digital Humanities in Europa e nel 2016 ha organizzato presso l'Università di Colonia un simposio intitolato Questioning Models, Intersectionality in Digital Humanities, che mi spiace molto aver perso. Non so se sono stati pubblicati degli atti o okay? Che sarei curiosa. Grazie mille e lascio la parola a Tiziana. Grazie Monica per questa introduzione che mi è sembrata proprio che comprenda i diversi aspetti e i diversi livelli della digitale, perché appunto il digitale è quando si parla di digitale è uno spettro vario e pieno di linguaggi e che in qualche modo poi va ad affrontare non soltanto l'aspetto appunto tecnico, dei metodi, ma anche la parte, quella che viene inserita all'interno appunto di altre discipline tradizionali, come per esempio appunto la storia, la letteratura, tutte le humanities e in particolare poi però c'è anche un livello importante che è quello in cui un progetto digitale può contenere molte più discipline e molti più aspetti e molti più approcci. Quindi questo mi sembra che sia uscito molto bene dal tuo intervento e che ho scritto delle cose perché mi sembra assolutamente importante anche parlare delle fonti, visto che quello di cui mi occupo e quello di cui mi sono occupata per lungo tempo sono appunto gli archivi digitali, le edizioni digitali di tipo scientifico. Quindi quello che vorrei in qualche modo portare in questo momento è appunto un'esperienza che sto appunto compiendo tuttora, ma che mi porta sempre a mettere in discussione i modelli che vengono poi rappresentati all'interno della costruzione di progetti digitali di tipo scientifico. Quindi, innanzitutto vorrei dire che non sono una storica, appunto, provengo dal campo della filologia e quindi, appunto, le fonti e le riproduzioni sono un tema molto caldo per me e ovviamente per tutti quelli che si interessano di filologia digitale. D'altro canto, però, siamo all'interno di questo grande ombrello che appunto sono le Digital Humanities. Le Digital Humanities che in qualche modo comprendono tutte le discipline all'interno di questo termine che appunto è le scienze umanistiche, e però appunto si parla di ambiente, di tecnologia, di ambiente digitale che cambia quindi anche il messaggio, quindi il medium che in qualche modo si fa portatore esso stesso del messaggio. E questo è importante perché appunto quello che veniva detto anche veniva detto prima, che la tecnologia non è neutra. E quindi parlare di dati e di dati che possono essere dati digitalizzati e dati che invece sono born digital, quindi nativi digitali, c'è ovviamente un aspetto fondamentale. Questi dati per la macchina non hanno nessun significato. Quello che noi, il significato è quello che noi possiamo dare, è quello che crea una narrazione, e la narrazione ovviamente non è assolutamente di tipo passivo, ma anzi, come veniva spesso in un libro del collettivo Ippolita, il potere del default ha delle conseguenze non soltanto sull'accesso all'informazione, ma anche appunto sull'aspetto di fruizione della stessa informazione.
Quindi quando si parla di Digital Humanities non si parla, soprattutto in Italia, non si parla di studi di genere oppure o anche appunto di ricostruzione dei quadri storiografici. Questo è un punto fondamentale perché in qualche modo non ci sono da una parte molti prodotti, oggetti complessi digitali che possono, che in qualche modo riguardano l'intera letteratura e storia italiana, però d'altra parte diciamo che si sono perse e si perdono e diventano ancora più invisibili, molto più dei discorsi che si facevano ieri sui manuali, i soggetti appunto che sono marginalizzati e che non vengono appunto a cui non viene data una giusta rilevanza. Quando si parla di archivi, quando si parla di archivi digitali, ovviamente gli archivi digitali sono in qualche modo una rappresentazione di quelli che sono gli archivi. Però d'altro canto d'altro canto appunto gli archivi, negli archivi si parla sempre di materiale che non è stato archiviato, perché non è stato selezionato e quindi organizzato e quindi reso accessibile. In queste che appunto sono fasi del processo analogico di organizzazione della conoscenza, le ritroviamo in modo anche più, diciamo, più esplicito all'interno del digitale. Il digitale, quindi, da una parte, quando si parla di digitale, quello che vorrei in qualche modo definire è il nostro rapporto con il web. Il web diventa il luogo di pubblicazione, di creazione, di organizzazione di tale materiale. Il web è lo spazio in cui appunto accediamo a informazioni e al sapere. Ci sono ovviamente delle piattaforme come quelle dei social network o altri strumenti che ci vengono dati dalle corporation, quindi dal mercato. E questo è un fatto di cui in qualche modo noi dobbiamo essere critici e coscienti. Quindi, che possiamo analizzare per il modo in cui gli utenti si comportano, ma in realtà appunto questo ci possiamo agire fino a un certo punto. Quindi questo è un aspetto che io in qualche modo lo metterei anche, cioè cercherei di distinguere che cos'è il materiale che può essere prodotto per conservare, preservare il sapere, per rappresentare la giusta informazione, da materiale che può essere prodotto all'interno di piattaforme che ci vengono date e quindi appunto che noi in qualche modo utilizziamo, ma con dei linguaggi e con una struttura e con un design che viene deciso dall'esterno. Quindi questo è un primo approccio importante. L'altra parte ovviamente sono i metodi. Quello che appunto diciamo nelle Digital Humanities è che questa grande tenda, questa enorme tenda che comprende tutte le discipline, in qualche modo quello che accomuna e che rende in qualche modo simili in questo universo dell'informatica umanistica sono i metodi. I metodi che possono da una parte analizzare, quindi il data mining, l'analisi testuale di archivi di dati, e dall'altra invece la rappresentazione della conoscenza. La rappresentazione della conoscenza che ha diversi, ovviamente, punti su cui riflettere. Perché da una parte noi abbiamo i dati, dall'altra abbiamo i metadati, dall'altra poi dobbiamo pensare al fatto che nel momento in cui si produce un progetto, dobbiamo pensare a lungo termine, perché una delle caratteristiche che il digitale in qualche modo è intrinseca nel digitale è proprio l'obsolescenza, il fatto che il dato è fragile o che in qualche modo ha una possibilità, un'enorme possibilità di perdersi e quindi di in qualche modo perdere l'informazione, magari informazione che si è creata all'interno di un processo di produzione di quel contenuto che può durare anche anni.
Quindi da una parte abbiamo questa necessità, dall'altra in qualche modo ci scordiamo che noi possiamo in qualche modo essere presenti sul web e quindi lasciamo spazio poi a certe cose. Ovviamente ci scordiamo anche perché ovviamente i progetti digitali che sono, io dico sempre che un progetto digitale è come un diamante per sempre, perché in qualche modo deve essere rinnovato, deve essere mantenuto, deve essere archiviato, deve essere in qualche modo preservato da un'istituzione, da un'infrastruttura. Giulia Flanders, ritorno sui metodi digitali. Giulia Flanders parla, che è stata la direttrice del Women Writers Project, che è uno dei primi progetti che si è sviluppato di archivi, che si è sviluppato negli Stati Uniti. Giulia Flanders, quello che dice in un intervento qualche anno fa, in un convegno, quello che ci dice è che mancano le infrastrutture, perché soltanto attraverso le infrastrutture noi possiamo in qualche modo avere una durabilità dei dati molto più ampia. Le infrastrutture però devono essere anche infrastrutture femministe che hanno in qualche modo come target dati che sono appunto dati importanti e che portano un portato che spesso appunto all'interno del modello universale viene totalmente cancellato. Quindi, cioè, diciamo che quando, ritornando quindi a metodi e modelli, noi quando parliamo di metodi, scriviamo dei linguaggi formali e i linguaggi formali creano dei significati. Questi significati poi appunto son quelli che fruiamo all'interno della pubblicazione sul web. Quindi quando noi parliamo di metodi parliamo anche di modelli. E i modelli che cosa sono? Sono appunto quei modelli astratti che vengono creati per creare soprattutto per quanto riguarda progetti di tutti i tipi, ovviamente in digitale. Ma quando si parla poi di digitalizzazione, quindi di fonti che vengono riprodotte, ovviamente lì c'è un modello che sceglie e che scarta, però d'altra parte noi quello che abbiamo, oltre ai dati che possono essere per esempio delle immagini, le riproduzioni, quando si parla di riproduzioni, sono le digitalizzazioni di oggetti culturali che poi diventeranno appunto un dato che non ha nessun significato, i dati possono essere numeri, simboli, testi, immagini e suoni, ma che possono in qualche modo, noi possiamo contribuire a questi dati attraverso appunto i metadati, ossia dati che parlano di altri dati. Chi è che se ne prende cura? Chi è che fa appunto quel processo di data curation, di curatela dei dati, che appunto può in qualche modo comprendere e deve comprendere uno sguardo e un approccio intersezionale, come appunto per l'incontro che si era fatto intersezionale, ma appunto in questo caso appunto di definizione di elementi importanti quali possono essere il genere. Il genere nella rappresentazione informatica, quindi per esempio in un metadato, è difficile perché l'informatica, quello che ha la peculiarità dell'informatica è essere appunto l'esplicitazione di cose che spesso anche di categorie che spesso vengono dedotte nel linguaggio naturale, mentre in informatica dobbiamo appunto esplicitare attraverso una classificazione di questi dati. La classificazione però è appunto importante. Importante per quale motivo? Perché ci dà la possibilità di poter ricercare, perché ci dà la possibilità di poter dare visibilità a qualcosa che può essere nascosto. Ora, la visibilità può essere fatta attraverso proprio progetti di questo tipo, quindi dare importanza e creare degli archivi che possano comprendere che possano comprendere appunto le scritture femminili, fonti, ma per esempio io sono anni che dico che una delle cose importanti da fare, che potrebbe essere un progetto importantissimo sia per la preservazione
dei documenti che per l'analisi è la digitalizzazione, la creazione di un progetto, di un archivio digitale delle riviste femministe degli anni 70, un patrimonio importantissimo per la storia del femminismo italiano. Non ci sono queste cose, non ci sono neanche bibliografie che possiamo consultare, che possono essere anche abbastanza definite per quello che appunto può servirci. E quello che abbiamo appunto, questo semplicemente per dirvi che da questo progetto poi sono nate anche altre tipologie di output, che come per esempio questo articolo, ma come anche altri, ci sono diversi volumi che sono che portano appunto le riflessioni di questo che sono prassi prima di tutto. Quindi si fanno dei progetti e si cerca di capire in che modo appunto riuscire a rappresentare a rappresentare le informazioni. Ma il genere è anche dipendente, quindi quando si parla di classificazione, in che modo rappresentiamo il genere? Perché per esempio l'ultimo progetto a cui ho collaborato è stato un catalogo di traduzioni del Medioevo. In quel caso è importantissimo, è stato appunto dare la possibilità di poter in qualche modo avere definito il genere. Però quel genere che appunto abbiamo deciso per il Medioevo probabilmente non è così, non, può essere limitante in questo momento, perché appunto è semplicemente la dicotomia tra maschile e femminile. Quindi il genere cambia e anche le classificazioni. In che modo? Quello che avevo proposto appunto in quel convegno era creare una rappresentazione, un'ontologia che possa in qualche modo rappresentare il genere, ma anche in senso diacronico, non soltanto appunto nella dicitura appunto di dicotomica tra maschile e femminile. In Italia, cosa c'è in Italia? In Italia non c'è niente di tutto questo. Ci sono riproduzioni che non sono neanche edizioni, per esempio. Ci sono fonti, ma sono digitalizzate, non c'è un lavoro sopra e non c'è un lavoro di trascrizione molto spesso. Per esempio, parlando di Biblioteca Italiana, quello che si potrebbe fare, per esempio, è prendere già delle edizioni che sono state fatte, che sono state curate dalla Biblioteca Italiana, che comunque è un progetto importante. Di 909 autori, quello che ho dovuto fare è semplicemente cercare a mano, neanche appunto i sistemi automatizzati potevano in qualche modo vedere che tipo, appunto, quante per esempio scrittrici possono, cioè, ci sono all'interno di questa biblioteca. Di 909 autori, soltanto 11 sono le scrittrici riportate all'interno di Biblioteca Italiana. Non ho riportato in queste slide il progetto Liber-Liber. Liber-Liber è un progetto che è nato negli anni 90, sempre di biblioteca, è un progetto di biblioteche di testi italiani, e è un progetto che è stato creato attraverso anche il lavoro degli utenti stessi. Quindi non è un progetto di quello che si direbbe appunto di tipo scientifico. E nonostante questo, appunto, però nei 1293 autori all'interno di questo grande biblioteca, 52 sono donne. Quindi da una parte abbiamo un progetto accademico che nella percentuale ha molte meno, appunto, molti meno testi di donne della letteratura italiana, dall'altra invece un progetto di tipo crowdsourcing che invece ha accolto più autrici. Tiziana, insomma, questo semplicemente per farvi... Sì, se ti inviterei gentilmente a chiudere, grazie, perché il tempo...
Sì, avevo visto, ma sono proprio le ultime due slide. Quindi, appunto, cioè penso è che la responsabilità che abbiamo in questo momento da chi è costruttore e non soltanto da chi è fruitore del web, è assolutamente importante. È importante capire qual è il ciclo di vita dei dati, capire in che modo rappresentare meglio l'informazione e appunto agire su questa parte, anche perché poi le infrastrutture non tecniche, ma ci sono, come la società delle storiche, come la società delle letterate, quindi che possono prendersi carico di progetti di diverso tipo. E quello che mi viene appunto da dire e mettere sul tavolo è che come si fa a rappresentare il genere? Questa è una delle domande su cui mi sono spesso interrogata in questi anni, ma non ho dato risposta perché non ho mai lavorato in modo diciamo diretto anche a questa componente, questa specifica parte, e dare appunto in che modo dare visibilità alle differenze senza fissarle all'interno di modelli fissi, appunto, o di categorie che possono essere invece limitanti, e dall'altra come produrre, sapere, costruire cattedrali digitali. C'è un gruppo che è appunto quello di Data Feminism che si incontra. Questo è un gruppo internazionale con la possibilità del web. Abbiamo appunto la possibilità di incontrarci. Sarebbe molto bello poterne farne uno anche qui nel contesto italiano. Grazie mille, grazie. Scusa ancora. E grazie ad Elisabetta in particolare, no, scusami, e grazie ad Elisabetta che mi ha dato la possibilità di stare qui, che non ho salutato e non ho ringraziato all'inizio. Allora, grazie a Tiziana, scusa davvero se sono dovuto intervenire, è proprio la parte che mi piace meno di quello che di quello che faccio questo pomeriggio. Allora direi che di nuovo gli spunti sono stati veramente numerosi e direi che ha evidenziato molto bene quanto sia importante lo scambio dei saperi. Cioè la sensazione è che lavorando con gli strumenti digitali nuotiamo in un mare che è molto più profondo di quello forse che percepiamo. E, è impossibile naturalmente, come dire, assumersi tutte le competenze necessarie e quindi sottolineerei questa chiusura di Tiziana rispetto alla necessità di collaborare, cioè di mettere in comunicazione i saperi e competenze che si sono sviluppati su piani diversi, in ambiti diversi e anche, come diceva all'inizio, in discipline diverse. Quindi mi sembra che questa sia un'apertura da tenere presente, insieme a un'altra affermazione che ha fatto sempre in chiusura e che di nuovo io sottolineerei, cioè l'idea della responsabilità, che credo sia un altro aspetto col quale nel lavoro di ricerca o nel lavoro di insegnamento facciamo tutti i conti, ma che vada tenuto presente anche rispetto a questo contesto. Allora, grazie ancora. E adesso do la parola ad Agnese Portincasa, che è coordinatrice dell'area didattica dell'Istituto Storico Parri, e dove è docente in distacco ministeriale. Si occupa di progettazione di attività didattiche e di formazione docenti legate alla storia del Novecento e all'educazione alla cittadinanza. È teacher trainer del progetto Erasmus Plus eStory From Cinema to the Web, dedicato alla didattica digitale. È direttrice, anche mia, della rivista online 900.org. Prego, Agnese. Grazie, Monica. Ringrazio naturalmente la Società Italiana delle Storiche per questo invito e l'Associazione Scosse. Mi permetto di fare un ringraziamento particolare a Elisabetta Serafini, che ho conosciuto a Roma ormai direi 3 anni fa, se non ho fatto male i conti, alla sede centrale degli studi storici in un convegno proprio dedicato alla didattica della storia, e naturalmente ringrazio molto anche la moderatrice Monica Di Barbola, perché ho il piacere di lavorare con lei ormai da qualche anno nell'ambito delle attività didattiche dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, e la ringrazio moltissimo anche per la stimolante introduzione che ha messo sul tavolo proprio direi tutte le questioni che danno cornice a questo panel.
Leggerò perché quando ho così poco tempo ho bisogno di avere tutto molto chiaro, però spero che questa cosa non vi disturbi troppo. Per questioni di tempo arrivo immediatamente al dunque per dirvi che non vi parlerò, anche se forse ve lo aspettereste, di piattaforme o di tools per la didattica della storia. Non solo non è ciò di cui mi occupo primariamente e di cui non mi sento minimamente esperta, il mio lavoro è piuttosto quello, come si diceva nella presentazione, di progettare azioni didattiche, educative di apprendimento e di fare un'operazione di traduzione degli obiettivi di ciascuna di esse per il digitale nelle sue diverse forme. Ma al di là del fatto di non essere particolarmente esperta, credo anche che non sia particolarmente utile. Rispetto a questo tema, andrebbe a mio parere sgombrato il campo dalla convinzione che portare le tecnologie nella didattica a scuola comporti semplicemente, scusate l'avverbio, ma perché mi sembra sia chiaro, la conoscenza specialistica di quella fiorente offerta più volte criticata già in questa sede, che gravida su questi prodotti, no? Offerta peraltro molto velocemente senescente, il che è già di per sé un bel problema per chi deve invece continuamente aggiornarsi. Per un utilizzatore, come di solito sono i docenti, sono sufficienti i tutorial, che spesso sono molto ben fatti, o le inchieste comparative che gli stessi docenti possono fare, da intendersi quale mezzo per arrivare a quello che secondo me è il vero obiettivo, cioè l'esperienza situata che sostanzia l'expertise professionale di un docente. Vorrei quindi organizzare il mio breve speech ragionando sulle molte conseguenze che si generano quando il digitale e la rete entrano nella progettazione e nella pratica scolastica. È chiaro che la scrivania del docente di storia, visto che di questo stiamo parlando e di questo posso parlare io, si trasforma e si origina la possibilità di una vasta gamma di personalizzazioni. Tutto molto bello, provo a fare un elenco. Che cosa si può fare? Si possono fare ricerche su banche dati online, sono tantissime, davvero sconfinate, e c'è solo l'imbarazzo della scelta. Si può, simulando un po' quella che è l'operazione storica per eccellenza, selezionare da queste banche dati, si possono scaricare e si possono utilizzare materiali archivistici. Questo si può fare, non c'è dubbio. Si può, operazione spesso trascurata, ma che invece non è meno importante, si possono conservare quei documenti selezionati in cartelle personali, anche questo appunto è fondamentale. Si possono, queste cartelle possono essere condivise, possono essere, i documenti possono essere trasformati, rimaneggiati, eccetera. Per ultimo, utilizzare quindi i famosi tools per creare dispositivi i più, diciamo così, utili nella didattica della storia sono le linee del tempo, i tools che permettono di sistemare i dati nelle linee del tempo, le infografiche, le geolocalizzazioni, primariamente. La presenza di queste opzioni così vaste continua però a generare un forte spaesamento perché implica una trasformazione profonda che molti docenti non arrivano a padroneggiare. Monica diceva all'inizio le docenti, perché ha fatto bene a mettere in evidenza la femminilizzazione della professione docente, sono state lasciate sole, ma non erano sole anche prima, nel senso che semplicemente è diventato molto più urgente. La solitudine è diventata più urgente. Non si tratta, ben inteso, non lo farei mai, di puntare il dito sui colleghi in servizio. Il problema naturalmente viene da lontano, da lontanissimo, nasce con la formazione universitaria per chi va a insegnare, con i percorsi abilitanti in seconda istanza che praticamente ormai non esistono più, la formazione in entrata, che questa sconosciuta, e soprattutto una più oculata, interessante, progettata, vorrei dire, organizzazione di quello che è l'anno di prova, che sarebbe davvero un banco di prova interessante per andare a stimolare queste cose. Nel momento in cui il digitale si situa come strumento per la didattica, si genera quello spazio ibrido, so che stamattina se ne è parlato tanto, di questo on life, e che effettivamente è una commistione fra spazio fisico e spazio virtuale.
Il primo problema in questo spazio ibrido è quello del rumore. Nella rete, nelle sue molteplici applicazioni, si abbattono completamente i limiti spazio-temporali e si viene in contatto diretto con una quantità esorbitante di risorse differenti, che non sono solo vaste, ma sono differenti per quantità, qualità e varietà metodologica, per cui è chiaro che diventa il rumore è quasi assordante. Scegliere è difficile e spesso quello che accade è che non si sceglie affatto. Si pesca dal mazzo, dalle molte possibilità esistenti, non essendoci altra possibilità di lavorare attorno a questo. Il rischio è che un qualsiasi percorso che si possa intendere come digitale sia buono in sé, per il semplice fatto di essere digitale. Per limitare il più possibile tale rischio, un primo criterio da seguire è quello di ragionare sulla applicabilità. Interrogarsi, cioè, su quando adoperare il digitale, quanto utilizzarne per ottenere risultati didatticamente significativi. Pensate a quante volte la valutazione immediata di un laboratorio, di una lezione realizzata con strumenti informatici, si limita essenzialmente alla dimensione estetica o a quella comunicativa. Così facendo si fa un'operazione che mette in discussione la potenzialità del digitale, diventa una modalità un po' catchy, no? Diciamo così, per rincorrere strategie utili a intercettare l'attenzione un po' svogliata degli studenti always on. Il digitale non è quel particolare supporto che veicola le stesse identiche cose che si veicolavano prima, solo in un altro modo. Quanto e quando poi non possono essere disgiunti da come e da un ragionamento, scusate, sulle precise finalità da perseguire. Ogni assunzione e utilizzo non può trascurare mai i criteri di, e se ne parlava già, quindi semplicemente ripeto, accessibilità, inclusività e sostenibilità, che sono peraltro differenti per l'età dei discenti e per le singole classi, quindi debbono essere sempre personalizzati. In termini molto generali e astratti, il digitale a scuola può essere utilizzato fondamentalmente per due macro funzioni, no? Informarsi, e in questo caso didatticamente prevale la logica del prodotto, o comunicare, e in questo caso vale la logica del processo. La dimensione informativo-fruitiva degli ambienti digitali si incentra appunto, come dicevo, sul prodotto. Per i docenti si tratta delle nozioni che si vogliono mettere al centro del processo di apprendimento. Negli ambienti digitali informativi o fruitivi si accede, come in un archivio aggiornato, continuamente aggiornabile, di risorse testuali e multimediali. La rete è piena di contenuti organizzati per finalità divulgative, appunto anche qui l'imbarazzo della scelta, ma è solo apparentemente facile. Dal punto di vista del metodo didattico, proporre agli studenti di utilizzare una banca dati, ad esempio presente in rete, anche quando addirittura prodotta dal docente, succede che lo si faccia, significa sapere lavorare alla implementazione dell'accesso alla risorsa, che spesso viene data per scontata, alla sua fruizione, all'orientamento critico nella mole di informazioni proposte, il famoso rumore, e nella capacità di fare rientrare quanto appreso nella propria individuale biblioteca cognitiva per l'integrazione fra nuovo sapere e saperi già posseduti. Se pensate a quanto ho appena sintetizzato, vi rendete conto che l'approccio disciplinare da solo è solo l'inizio e non è sufficiente. Serve essere in grado di maneggiare anche due tipologie di alfabetizzazioni, quella mediale e quella digitale. E nella scuola italiana, nel portfolio docenti italiano, questo non è dato, e non è dato non perché i docenti non lo vogliano fare. Nella dimensione comunicativa degli ambienti digitali, invece, parlavamo, vi ricordate, di processo. È quello che gli istituti storici ormai fanno da molti anni, effettivamente, il concetto di laboratorialità, ciò che permette l'attivazione dei modi del pensiero scientifico. Lavorare, si lavora sul metacognitivo, con la volontà di co-costruire la conoscenza, per stabilizzare l'utilizzo di strumenti di elaborazione culturale, riutilizzabili dallo studente anche in contesti diversi, sono le competenze, no? Imparare a imparare, attraverso la capacità di organizzare e strutturare le informazioni. In questa dimensione, gli ambienti digitali, ad esempio come i social network, o gli strumenti come il digital storytelling, mappe concettuali, interattive o multimediali geolocalizzate, sono spazi virtuali in cui è possibile con gli studenti discutere e negoziare.
A scuola è possibile usarli per avviare laboratori nei quali sperimentare e co-costruire saperi, competenze in modalità partecipativa e sono didatticamente utilissimi per lavorare non soltanto sulla storia, ma anche sull'educazione civica, di cui naturalmente tanto si parla in questi mesi. Volendo riassumere brevemente, per portare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella didattica serve senz'altro molta teoria, e però diciamo che la teoria nel mondo accademico italiano non manca. Il tassello quasi sempre mancante per sostanziare le pratiche è la capacità di stabilire un rapporto di senso fra questa teoria e i suoi strumenti. L'effettiva accessibilità, disponibilità e fruibilità delle informazioni che riguardano questi strumenti, l'orizzonte di attesa del docente per il suo curriculum e per la sua disciplina e quello degli studenti, che è un altro orizzonte d'attesa, tra l'altro in un momento storico in cui i ragazzi sono profondamente cambiati. Allora, scusate, cito qualche cosa che ho trovato e che trovo molto suggestivo da Tecnologie dell'Educazione 2019, Pier Cesare Rivoltella e Pier Giuseppe Rossi. Quando descrivono appunto questo scenario, sto citando: non è più richiesta la formazione top-down erogata da un formatore esperto, ma viene privilegiato un lavoro continuo di riflessione e di confronto sull'azione didattica, anche propria, in una comunità di pratica o la presenza di esperti che forniscano sguardi divergenti, questo è importante, e permettano quegli spiazzamenti alla base dei processi trasformativi. È un'operazione non di poco conto, se gli sguardi sono divergenti e fondamentalmente debbono avvenire degli spiazzamenti, significa che la logica è puramente trasformativa. Per avviarmi alla conclusione, una nota di attualità, che tra l'altro anche Monica ha evocato, è impossibile da trascurare. La pandemia ha stressato ulteriormente il difficile equilibrio fra queste attese, ha catapultato un luogo tradizionale fortemente conservatore come la scuola italiana in uno dei più grandi esperimenti mai realizzati nella scolarizzazione di massa. Certo, la pandemia ha creato una situazione speciale generalizzata, si chiama così, no? Quello che in alcuni approcci di metodo si chiama classe ibrida inclusiva e che pre-pandemia veniva utilizzata soprattutto per gli studenti con patologie. Anche se dubito naturalmente che nessuno di noi oserebbe sostenere che DAD e DDI siano la didattica digitale, non c'è alcun dubbio che da più di un anno persino i professori che ambivano andare in pensione senza aver mai toccato altro che dispositivi cartacei siano almeno stati costretti a entrare in piattaforma. Cosa poi abbiano fatto in quella piattaforma non si sa e non è questo il luogo in cui capirlo, ma certo si sono dovuti misurare con una pratica che escludevano. Gli esiti di questa enorme sperimentazione non li conosciamo, non li conosceremo certo adesso, ci vorrà tempo, che abbia però comportato quello spiazzamento che forse potrebbe essere quello che citava Rivoltella, potrebbe essere. Si tratterebbe di capire, ad esempio, se alcune delle piccole routine virtuose che si sono avviate in tempo di pandemia potrebbero consolidarsi quando usciremo dalla emergenza. Vedremo se davvero ci sarà un'accelerazione nella diffusione capillare di buone pratiche digitali. Io lo dico sempre, la scuola italiana è piena di buone pratiche, ma le buone pratiche non funzionano perché le seguono pochissimi docenti. Il problema è la massa della nostra scuola, non il fatto che esistano docenti bravissimi e che fanno cose meravigliose. Quelle ci sono, ma non sono diffuse. Se penso ad esempio alla mia esperienza nella formazione docenti, nel progetto di cui si trattava, che era il progetto Erasmus Plus, se penso a quelle esperienze devo riportare la frustrazione nell'aver visto di rado un risultato che potesse dirsi attivatore di un qualche effetto di scala, su scala più ampia. Con eccesso di sintesi, per quanto riguarda il digitale, gli insegnanti che sono già motivati all'uso del digitale costruiscono e validano in autonomia, nella migliore delle ipotesi, in una piccola cerchia di colleghi molto autoreferenziali di solito, le proprie pratiche. Quelli invece che rifuggono l'innovazione non sanno proprio che farsene di una formazione sul tema e spesso, questo mi è capitato
frequente, anzi si iscrivono ai corsi di formazione digitale proprio per avere la certezza di una sorta di profezia che si autoavvera, cioè si iscrivono per dire che proprio non sono capaci di fare quella cosa, no? È davvero illusorio pensare che l'utilizzo estemporaneo del digitale modifichi nella sostanza la professionalità docente. Questa è una cosa importante. Nelle piattaforme, ad esempio, che permettono uno spazio di progettazione o la pubblicazione di proprie attività laboratoriali, quello che ho potuto toccare con mano è un gravissimo problema di traduzione. Si dovrebbe lavorare affinché la tecnologia passi da essere un semplice mezzo per fare cose quasi identiche alle precedenti, non scrivo con la penna, scrivo con la tastiera, aggiungo le immagini invece semplicemente di tagliarle da un qualche albo, costruisco PowerPoint stracarichi di testo, e possa invece trasformarsi in uno strumento che orienta la progettazione di nuove attività digitali, che sarebbero concretamente impossibili senza la tecnologia digitale. Questo è il passaggio al digitale. Lascerei ora la parola a Sara Pezzutti, perché ci riporterà un'esemplificazione, l'ultima del lavoro che stiamo facendo in istituto. Ci ho tenuto molto e ringrazio ancora Elisabetta quando ci ha invitato a fare in modo che Sara potesse essere con noi oggi, perché ritengo, e qui chiudo, che un'area che si occupi di didattica debba essere capace di formare anche i formatori e gli specialisti del settore. Grazie, grazie per l'attenzione. Grazie mille, anche perché proprio un secondo prima che attivassi il microfono per dirti che il tempo era finito, quindi perfetto. E direi che anche dalla relazione di Agnese sono emersi moltissimi, moltissimi spunti. È tornata più volte l'idea della comunità di pratica nella citazione che hai fatto da Rivoltelle Rossi, e anche in questa piccola comunità invece di colleghi nei quali, come dire, reciprocamente si valida quello che si è fatto. Quindi di nuovo questo tema della necessità di confronto è tornato in positivo e come dire nella versione negativa. Ed è tornata la questione della formazione, sia rispetto ai docenti, come abbiamo detto, sia rispetto a chi fa anche la formazione. Allora adesso passo la parola a Sara Pezzutti, che ha una laurea in lingue per la comunicazione internazionale all'Università di Bologna, dove ha anche seguito un master in comunicazione storica. E credo all'interno di questo master sta svolgendo lo stage all'Istituto Storico Parri nella sezione didattica, in cui si occupa in particolare di un progetto, del progetto Her Story e dei percorsi per l'orientamento, percorsi trasversali per l'orientamento PCTOX ASL, insomma. Prego, Sara. Esatto, grazie mille Monica, buongiorno a tutte. Ci tenevo prima di iniziare il mio intervento a ringraziarvi tutte per avermi dato la possibilità di essere qui a dialogare con voi oggi e soprattutto di presentarvi quello che è il mio personale progetto di PCTO all'Istituto Storico Parri. Il progetto si chiama Her Story e consiste in una pagina Instagram che vuole valorizzare quelle biografie femminili novecentesche che sono rimaste per lo più sconosciute. Ecco, preciso subito che a prescindere dalla durata del mio percorso di stage, il progetto fin da subito è stato pensato con un occhio rivolto al futuro, quindi è stato pensato per essere portato avanti, per essere arricchito e per essere poi incluso all'interno di un progetto didattico. E il progetto è stato ufficialmente avviato la settimana scorsa, quindi è appena nato, diciamo, ufficialmente il 19 aprile, pertanto io oggi non sono qui a riportarvi quelli che saranno poi i risultati effettivi di questo progetto, ma mi preme molto illustrarvi quelle che sono state le ragioni, le motivazioni che ci hanno spinte a ideare questo progetto, le modalità di implementazione e ovviamente i nostri obiettivi finali. Ecco, dunque, prima di scendere nei dettagli di questo progetto, vorrei soffermarmi fin da subito sul nome che abbiamo scelto, ispirati appunto da questo termine che è molto noto all'interno del femminismo, che è proprio Her Story.
Hair story è un termine inglese che per assonanza si contrappone a history, appunto l'inglese per storia, e il gioco sta tutto nella contrapposizione fra i due diversi suffissi. Abbiamo hair da un lato, dall'altro his, che in lingua inglese sono rispettivamente sia aggettivi sia pronomi possessivi femminile e maschile. Quindi in quest'ottica appare chiaro che il termine hair story vuole proprio dare visibilità a quella versione della storia che purtroppo ancora oggi è troppo spesso trascurata, che è la storia delle donne. Questa mattina Monica Martinelli ha portato alla luce una questione importantissima che riguarda i libri di testo, i manuali scolastici, ossia il fatto che molto spesso sono proprio le bambine e i bambini ad andare dai genitori o dagli insegnanti a chiedere: ma perché non si parla di donne in questo libro di storia? Ecco, in questa logica il progetto Her Story si propone proprio di valorizzare quelle donne che nel corso del Novecento si sono ritagliato il ruolo di spicco, ciascuna nel proprio ambito, ma di cui purtroppo nessuno sa nulla. In realtà quello che noi vogliamo trasmettere è che l'eccellenza femminile esiste, è esistita, a discapito di quello che normalmente si tende a credere. Non rappresenta assolutamente l'eccezione, anzi, il problema è che ancora purtroppo non se ne parla abbastanza. Ecco. L'idea di concentrarci sulle biografie sconosciute, comunque poco note, ovviamente non è stata casuale. In una preliminare fase di benchmark abbiamo notato che esistono già degli archivi, digitali e non, che raccolgono i dati biografici di donne del Novecento, solo che nella maggior parte dei casi si tratta di donne già piuttosto note. Ecco, quello che vogliamo fare noi è apportare qualcosa di nuovo all'esistente e quindi valorizzare quelle biografie che sono rimaste ancora poco note, nella prospettiva di presentarle a un pubblico di non esperti, quindi persone che magari non sono storiche di formazione, ma che comunque hanno a cuore la questione di genere. In questa prospettiva, naturalmente, ci siamo anche interrogate sul tipo di comunicazione che avremmo dovuto adottare per raggiungere una fetta di pubblico così ampia. E alla luce della pandemia o comunque dei tempi in cui stiamo vivendo, ci siamo rese conto del ruolo importantissimo che stanno rivestendo i nuovi mezzi di comunicazione, in particolare i social media, tra cui anche Instagram. E da qui è nata proprio l'idea di supportare il nostro progetto Her Story con una pagina Instagram interamente dedicata che ci permetterà di raggiungere un pubblico molto più ampio rispetto a quello che ci permetterebbero di raggiungere invece i mezzi di comunicazione più tradizionali. Per quanto riguarda la prospettiva che adotteremo, sicuramente sarà di stampo storico, sia per quanto riguarda la narrazione di queste biografie femminili, sia per quanto riguarda l'approccio metodologico. E questo perché la prospettiva storica, da un lato, ci permetterà di contestualizzare a dovere le varie biografie nel loro tempo, dall'altro ci permetterà di interpretarle alla luce del nostro presente, che è un presente dove purtroppo la discriminazione di genere è ancora all'ordine del giorno. Un punto molto importante su cui mi vorrei focalizzare, in prospettiva appunto di integrare questa pagina Instagram ad un'attività didattica, è il fatto che sempre in una fase preliminare di benchmark abbiamo riscoperto dei progetti su Instagram legati appunto alla questione di genere, che abbiamo trovato molto validi e molto efficaci, tant'è che ovviamente, come spesso accade, ci sono serviti come ispirazione nella progettazione di Her Story. L'aspetto che non ci ha convinto molto, che però nel loro caso è stato molto efficace, ma non abbiamo trovato efficace dal punto di vista dei nostri obiettivi finali, della nostra inclusione didattica, è l'atteggiamento particolarmente militante e attivistico che questi progetti avevano. Faccio due nomi a titolo esemplificativo, sono She's a Scientist e Giusto Mezzo. In una prospettiva didattica, a prescindere da quelle che sono le nostre considerazioni personali, i nostri atteggiamenti nei confronti della questione di genere, abbiamo pensato che un approccio estremamente militante potrebbe allontanarci da quello che è il nostro obiettivo finale riguardo a storie, che è un obiettivo prettamente informativo. D'altro canto, abbiamo notato che in ambito didattico molto spesso, quando un insegnante si propone con un approccio particolarmente militante,
provoca l'effetto opposto nelle studentesse e negli studenti, ossia loro molto spesso si allontanano dalla spiegazione del docente in quanto si sentono quasi forzate a dover per forza accettare la spiegazione che viene data loro. Quello che ci auguriamo noi invece è che le studentesse e gli studenti si avvicinino in maniera spontanea alla questione di genere e al discorso storico, interessati dai nostri contenuti, dalla credibilità e dall'autorevolezza dei contenuti che noi proporremo loro. Ecco, io condividerei lo schermo per mostrarvi a questo punto la pagina Instagram a cui mi sto riferendo. Come al solito io chiedo gentilmente conferma dell'avvenuta condivisione. Allora, si vede che sta per succedere qualcosa. Ecco, c'è un po' di attesa. Eccolo qua, adesso è comparso. Ottimo, fantastico. Ecco, quella che vedete è la pagina Instagram dedicata al progetto Hair Story, aggiornata alla giornata di oggi, appunto. Questo è il feed, lo vediamo in tutti i suoi post. E poi a breve entrerò anche nel dettaglio poi di alcuni post che vi farò vedere a titolo esemplificativo. Dunque, un aspetto molto importante su cui mi volevo soffermare è il punto di partenza di questa pagina Instagram. L'idea di appoggiarci a una pagina Instagram è nata all'interno di un progetto di PCTO che è stato condotto dal mese di gennaio fino a inizio febbraio e ideato dall'Istituto Storico Parri per una classe del Liceo Classico Marco Minghetti di Bologna, un PCTO che prevedeva la partecipazione a bando della classe, in particolare all'ottava edizione del bando sulle vie della libertà e della parità indetto dall'Associazione Toponomastica Femminile, che voleva che la classe presentasse una proposta di intitolazione di uno spazio urbano a una donna. Nel nostro caso avevamo scelto Virginia Woolf perché, oltre a essere un'eminente rappresentante della sperimentazione letteraria di inizio Novecento, può a tutti gli effetti essere considerata una delle pioniere del movimento femminista di inizio secolo. E il PCTO si è concluso con la realizzazione da parte della classe di un video e di una pagina Instagram dal nome Una strada tutta per sé, ispirata appunto al titolo del celebre romanzo del 29, Una stanza tutta per sé, e pagina Instagram interamente creata e gestita dalle ragazze e dai ragazzi della classe. Tra l'altro questo PCTO ha suscitato il particolare interesse dell'ufficio toponomastica, che ha accolto la nostra proposta di intitolazione di uno spazio urbano a Virginia Woolf e la sta considerando molto positivamente, e d'altro canto ha suscitato anche l'interesse dell'ufficio per le pari opportunità di Bologna, con il quale fra l'altro nei prossimi giorni abbiamo in programma un incontro per valutare come procedere insieme nell'ambito di Hair Story. Ecco, in questa pagina Instagram poi nel corso del PCTO aveva ottenuto un discreto successo, tant'è vero che abbiamo deciso di integrarla all'interno di questo progetto più ampio che è appunto Hair Story, dedicato non più alla vita di Virginia Woolf, bensì, come ho detto, alle biografie femminili del Novecento per lo più sconosciute. Ecco, tant'è vero che ecco, la pagina in realtà contiene ancora i primi post che sono stati pubblicati dai ragazzi. Qui abbiamo il rimando al post che rende conto della loro partecipazione a bando e anche al video che è stato realizzato, appunto Una strada tutta per sé. Nel pratico l'Istituto Storico Parri ha preso in carico questa pagina Instagram e il 19 aprile, quando abbiamo inaugurato il progetto, abbiamo modificato il nome, che vediamo qua adesso è Hair Story, abbiamo modificato la descrizione che se prima rendeva conto della partecipazione a bando da parte della classe, ora invece nelle parole di Judy Chicago, che è street artist e famosa attivista femminista statunitense, riassume quello che è il concept di Hair Story: possiamo conoscere noi stesse considerando quanto le altre donne siano state forti. E naturalmente l'abbiamo cambiata nel logo che vediamo qui nel post inaugurale. E questo logo, fra l'altro, è stato realizzato interamente da una delle ragazze che aveva partecipato al PCTO e che aveva manifestato insieme ad altri suoi compagni l'interesse di continuare a partecipare alla gestione di questa pagina Instagram. Per quanto riguarda i contenuti, verranno pubblicati su due fronti diversi. Abbiamo da un lato i post e dall'altro le storie. Per quanto riguarda i post, saranno loro il vero e proprio filo conduttore del nostro progetto, della nostra ricerca sulle biografie femminili. Noi prevediamo di dedicarci a ciascuna biografia per circa 2 mesi.
Quindi nell'arco di queste 8 settimane pubblicheremo ogni 7 giorni un post dedicato ad un aspetto in particolare della vita della biografia di riferimento e abbiamo deciso di focalizzarci in particolar modo sulle scelte che hanno caratterizzato queste biografie, perché comunque si tratta di donne che sono riuscite a diventare delle ribelli per il loro tempo, diciamo così, grazie alle loro scelte sono riuscite ad uscire dai binari che la società dell'epoca aveva imposto loro. Quindi, nella logica di presentarla a un pubblico di non esperti, sicuramente focalizzarci sulle scelte che queste donne hanno compiuto sarà sicuramente un aspetto molto interessante e molto accattivante. E in particolar modo abbiamo pensato di dedicare almeno un paio di post alla periodizzazione delle scelte che queste donne hanno compiuto. In particolare, faccio un esempio, la settimana scorsa, in occasione anche del 25 aprile, abbiamo pensato di aprire il nostro progetto presentando la prima biografia, che è quella di Giovanna Zangrandi, partigiana, nata a Galliera nel 1910, che però si è unita alla Resistenza nel Bellunese, quindi si è trasferita da Bologna in Cadore e prevediamo di dedicare a lei nelle prossime settimane un post che possa periodizzare il contesto bolognese di quel periodo, ricercando per esempio le motivazioni che potrebbero averla spinta a lasciare Bologna per trasferirsi poi in Cadore e farne la sua nuova casa. Questo quindi per quanto riguarda i post. Per quanto riguarda le storie, prevediamo di pubblicarne molto più frequentemente nell'arco settimanale e di far coprire loro un arco di temi molto molto più ampio e quindi non saranno incentrate solo ed esclusivamente sulla biografia di riferimento. Chiaramente saranno comunque sempre legate alla questione di genere, alla storia delle donne. Faccio anche qui un esempio concreto, sempre la scorsa settimana in occasione del 25 aprile abbiamo creato una gallery, che vediamo qua, Resistenti, dedicata ad alcune donne che hanno fatto letteralmente la Resistenza bolognese. Ecco, adesso pian piano sta aprendo. Vediamo per esempio qui la storia su Irma Bandiera. Le foto, fra l'altro, abbiamo deciso di recuperarle dall'archivio dell'Istituto Parri, che naturalmente per noi è una nota di merito. Vediamo la storia su Francesca De Giovanni e l'ultima Nella Bottazzi. Ecco, questi sono solo degli esempi in occasione del 25 aprile. Ecco, concludo poi presentandovi quelli che sono secondo noi gli sbocchi futuri di questo progetto. Chiaramente noi prevediamo di portarlo avanti sempre nell'ottica della public history, che da sempre dimostra di riuscire a suscitare grande interesse anche in un pubblico di non esperti. Naturalmente prevediamo di portarlo nelle classi, prospettando di costruire insieme alle studentesse e agli studenti le biografie femminili, sempre nell'ottica di creare un progetto, come ha detto prima Agnese, un progetto che sia il più possibile laboratoriale e che possa incentivare in queste ragazze, in questi ragazzi, il learning by doing. Ecco, io concludo il mio intervento dicendo che, appunto, essendo un progetto appena nato, speriamo che nella discussione che seguirà possano nascere molti spunti di riflessione e, perché no, anche molti suggerimenti su come portare avanti il nostro progetto. E vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille a Sara per la presentazione del progetto, molto interessante. Avete una follower in più, perché mentre ti ascoltavo sono andata su Instagram e ho iniziato a seguirvi. Grazie. E grazie anche perché è stata perfettamente nei tempi, non ha neanche avuto bisogno dei 2 minuti di margine. E grazie per averci portato anche su un terreno molto concreto sul quale abbiamo, come dire, potuto subito misurare e ragionare rispetto ad alcune questioni anche teoriche o più generali che erano emerse. E di nuovo, ecco, è emersa questa idea del lavoro in collaborazione. Hai usato spesso la prima persona plurale, quindi a parte il lavoro con le classi, ma evidentemente, ecco, anche questo è un aspetto significativo, cioè quello già a cui accennavamo, la necessità di mettere e di condividere conoscenze, competenze su un terreno in cui sono richieste molte competenze di diversa natura. Pensavo, mentre parlavi, alle questioni grafiche, e infatti hai sottolineato giustamente
l'intervento di questa studentessa, che è un altro aspetto interessante. Pensavo, guardando le fotografie, ho pensato a tutta la questione molto problematica del copyright sulle immagini fotografiche, per esempio, che sono materiali che si usano molto, nei lavori, anche col materiale online. Quindi, insomma, una serie, hai dato spunto anche alla riflessione su una serie di questioni. Io non vedo domande in chat per il momento, io ne ho una sfilza che mi sono segnata, quindi posso incominciare io mentre magari chi ci segue riorganizza le idee e propone le proprie domande. Allora, vado per ordine, faccio una domanda a ognuna delle relatrici. Tiziana, ti avrei chiesto com'era la situazione in Italia rispetto agli altri paesi, ma ci hai tolto subito ogni illusione dicendoci tu che stiamo messi male, tanto per cambiare. Volevo chiederti due cose. Volevo chiederti, uno, se ti sei chiesta perché di questa arretratezza del nostro paese rispetto ad altri paesi. E la seconda domanda invece che volevo farti è se nell'ambiente delle digital humanities la relazione tra il lavoro di ricerca accademico nelle università e le scuole funziona meglio di quanto funzioni nel ristretto ambito della storia, dove è uno dei problemi che sono emersi anche in questi giorni. Poi vi farei subito le domande, così poi intanto vi organizzate poi per rispondere. Ad Agnese invece volevo chiedere, hai evidenziato molti aspetti delicati, e fragili e come dire critici del tentativo di utilizzare questi nuovi strumenti digitali. Volevo chiederti se, a parte il caso che ha presentato Sara, che immagino ti stia molto a cuore, hai un esempio da darci invece di un progetto che secondo te funziona bene, che sia un sito, che sia uno strumento, un percorso che è online, per così magari proporre anche qualche esempio concreto. E poi volevo chiederti anche quanto sfruttiamo in questi lavori le competenze delle studentesse e degli studenti, anche se suppongo che in alcuni ambiti siano molto più avanzate delle nostre, in altri non sono così sicura, sia dall'esperienza personale, sia da quello che da alcuni articoli scientifici che sono stati pubblicati, sia dall'esperienza di colleghe e colleghi. E a Sara, infine, volevo sapere se avete già avuto qualche primo riscontro, qualche feedback sull'andamento di questa pagina Instagram, e volevo anche chiederti come scegliete le figure femminili di cui parlare. Grazie a tutte. Intanto, Tiziana, se vuoi incominciare tu, prego. Allora, innanzitutto vorrei partire dall'aspetto di relazione tra scuola e ricerca. Le digital humanities hanno non tutto il lavoro ovviamente accademico nazionale e internazionale, però gli strumenti che sono stati sviluppati dalle digital humanities molto spesso rimangono all'interno hanno il lettore ideale proprio la stessa persona che conduce il progetto. Quindi è molto difficile, si sta parlando adesso di supportare un ampliamento dei lettori e di chi può utilizzare gli strumenti. Però diciamo anche una cosa, che nel momento in cui ci sono dei dati e dei dati strutturati, noi possiamo creare delle interfacce. E delle interfacce che possono essere anche dei contenitori, come per esempio il progetto Her Story. Quindi questo è importante, per questo che sottolineavo l'aspetto della sostenibilità, perché progetti accademici che poi sono anche gestiti e mantenuti da istituzioni, possiamo in qualche modo garantire la sostenibilità. Nel momento in cui mettiamo il nostro lavoro in mano a qualcuno che è al di fuori,
da lì in poi non è più garantita la sostenibilità di quel progetto. Questa è la cosa più importante, perché si va a perdere. Come si fa a trovare? Qualche giorno fa cercavo delle slide che avevo. Io utilizzo Twitter come modo di salvarmi le cose quando le trovo in quel social network. Non riuscivo a trovarlo. Come si fanno a cercare le cose? Anche se si selezionano, anche se si ha un'organizzazione molto strutturata già dall'inizio, in che modo poi si ritrovano queste cose? Certo, divulgazione, ma non... Però, cioè, bisogna distinguere qual è la funzione di quella risorsa digitale. In Italia, purtroppo, io parlo sempre di letteratura italiana, perché poi appunto di quello mi occupo in particolare, però diciamo questo, che progetti sulle scritture delle donne erano nati molto di più alla fine degli anni 90. Ci sono, adesso non sono più online, questo è un altro problema, perché appunto la questione della responsabilità poi... però ce n'erano molti di più prima che adesso. Quindi che cos'è successo? Qual è il rapporto che abbiamo con questo che è un mezzo appunto di trasmissione culturale? E questo è... va bene. Io spero che la Società delle Storiche e insieme a altre, insomma, altre come la Società delle Letterate, si possa in qualche modo fare una bella riflessione sul digitale, che comprenda veramente tutti gli aspetti. Un'altra cosa che tiro in ballo. Giusto, mi sembra che sia un ottimo tirare in ballo. Allora, lasciare la parola ad Agnese, poi nel frattempo anche è arrivata una domanda in chat di Sara Marini che vorrebbe fare una domanda, quindi lascerei ancora un minuto a Agnese, un minuto a Sara per rispondere alle loro domande e poi darei la parola a Sara Marini per fare la domanda. Ma io rispondo molto velocemente, non so Monica se tu mi hai offerto il giusto gancio per parlare di 900.org, però lo faccio, nel senso che su 900.org si trovano moltissime suggestioni. Noi tra l'altro lavoriamo attraverso le parole chiave, per cui se voi navigate la rivista per parola chiave riuscite a trovare molti contenuti. Tra l'altro, Monica, tu hai recentemente curato la recensione, aiutami perché adesso sto andando a memoria. Sì, perché è uscito proprio oggi un articolo di un convegno che c'è stato a Milano, narrare l'archivio attraverso il digitale. Sì. Mi riferivo poi anche alla tua recensione sulla pubblicazione proprio sulle questioni di genere, che invece è stato pubblicato un po' di tempo, sì, quello un po' più indietro, sì. Un po' più indietro. La rivista 900.org prevede anche la pubblicazione proprio di strumenti che possono essere già utilizzati per la didattica. Questo succede perché nella rivista ci sono dei dossier dedicati alle nostre summer, alle summer school che facciamo e che prevedono proprio la pubblicazione poi di alcuni interventi, soprattutto didattici. Mi preme, perché è stato un lungo lavoro e molto bello, fatto assieme alla collega Giosiana Carrara, segnalarvi un bellissimo studio di caso dal quale poi si può estrapolare un debate che ha il titolo Stati interessanti, aborto e intolleranza di genere e il caso in Italia. Lì trovate proprio un vero e proprio kit didattico e una selezione di fonti per lavorare sulla storia proprio della legge e non soltanto. Per quanto riguarda l'attività in istituto, noi assieme allo sportello Europe Direct dell'Emilia Romagna abbiamo lavorato soprattutto sull'agenda 2030 e attraverso l'agenda 2030 ci siamo così misurati col Goal 5. È stato molto interessante lavorare così, diciamo così, a cavallo fra storia ed educazione alla cittadinanza. Abbiamo dedicato appunto, l'attività si svolge seguendo tre story map caricate su un'applicazione libera, che permette proprio di navigare tre biografie di Lina Merlin, Teresa Noce e Simone Weil, quindi tre donne che hanno fatto
fatto della politica la loro vita, fondamentalmente, nella logica proprio di valorizzare le biografie e contemporaneamente problematizzare il tema della questione di genere. L'ultima cosa che dico rispetto ai ragazzi, perché mi hai fatto una domanda rispetto ai ragazzi, io purtroppo devo dire non conosco abbastanza bene la letteratura sull'argomento, mi piacerebbe che poterne parlare, magari ne parliamo in redazione, ma per quanto riguarda la mia esperienza, io non ho un'esperienza molto positiva del fatto che i ragazzi si cimentino con maggiore competenza degli adulti rispetto a questo tipo di lavoro. Anzi, devo dire, e chiudo dicendo questo, lo spiazzamento che hanno spesso i docenti nei confronti di questa tipologia di attività è vero anche per i ragazzi, che spesso fanno fatica, ad esempio io il classico commento in un PCTO, ma questo non serve per un'interrogazione. Ok, allora quando un ragazzo ti dice così, tu lo hai già perso in partenza, perché intanto è come dire questa cosa non mi servirà per ottenere un voto, quindi non mi ci misuro neanche. Poi quello che è successo, e magari lo dirà Sara, è quando gli studenti di quel PCTO nato precedentemente hanno visto i nostri post, hanno commentato nella chat che abbiamo di gruppo dicendo: ah, ma è bellissimo, ma noi ve l'avevamo detto che si potevano fare queste cose bellissime, siete stati voi i primi a non crederci. Quindi un'altra conferma di quello che appunto si legge e si sente, tra l'altro sentendo sia te che Sara, mi sembra anche così interessante riflettere sul fatto che avere delle istituzioni che ascoltano, che sono disposte al confronto, è un aiuto che non sempre e non in tutte le regioni può essere dato per scontato. Prego Sara, ti lascio la parola. Grazie mille, sì, inizio subito rispondendo allora alla prima domanda. Riscontri sulla pagina, come ho detto, è appena stata inaugurata, quindi ci troviamo proprio nelle fasi iniziali di implementazione e siamo noi stessi in fase di verifica, nel senso che stiamo valutando quali contenuti funzionano meglio di altri in modo tale da riproporli, eccetera, eccetera. Come avete visto, il numero di follower crescerà, deve ancora crescere, ecco. Però le basi ci sono, perché come ho detto prima abbiamo l'appoggio dell'ufficio toponomastica, tanto per cominciare, e soprattutto dell'ufficio pari opportunità del Comune di Bologna, con il quale abbiamo in programma un appuntamento per discutere come proseguire insieme nell'ambito di questo progetto. Quindi le basi per far crescere la pagina ci sono tutte e speriamo da questo punto di vista di aggiornarvi presto su questi risultati concreti. Passo invece alla seconda domanda, ovvero i criteri con cui scegliamo le figure femminili. Dunque, come ho detto, ci dedicheremo esclusivamente a quelle figure che sono poco note. E già questo è un aspetto che circoscrive la nostra ricerca. Ricerca molto spesso difficile, perché dedicandoci a figure poco note è anche difficile trovare delle fonti, ma è proprio questa la sfida ed è questa la cosa più interessante poi quando il pubblico va a visitare la nostra pagina. Nello specifico, noi abbiamo pensato di dedicarci a quelle donne che si sono distinte in particolare nel mondo del lavoro. È una riflessione che abbiamo fatto a partire da una considerazione che abbiamo fatto riguardo i dati che sono stati resi pubblici dopo un anno di Covid, pensando che sono prevalentemente le donne che purtroppo hanno perso il lavoro nel corso del 2020. E quindi riflettendo su questo, riflettendo poi a tutti i dati che ci dicono quante donne devono lasciare il lavoro per dedicarsi alla famiglia, quante sono le donne che si sentono discriminate sul luogo di lavoro anche già in fase di colloquio, insomma abbiamo pensato di dedicarci in particolare a quelle figure che invece sono riuscite a ritagliarsi un ruolo di spicco nell'ambito lavorativo. Per quanto riguarda la prima biografia che vi ho presentato prima, che è appunto Giovanna Zangrandi, lei rappresenterà un'eccezione, perché considerando che abbiamo aperto il progetto nella settimana del 25 aprile, abbiamo pensato di pubblicare il primo post dedicato a lei proprio il giorno poi del 21 aprile, che è la data della liberazione di Bologna. Abbiamo pensato di dedicarlo a una figura che è stata protagonista della Resistenza e insomma, ha passato i suoi natali dell'infanzia proprio a Bologna. Quindi lei è un caso a parte, però
Ecco, questi sono gli aspetti che terremo in considerazione nella nostra scelta. Sì, grazie. Infatti ti avevo chiesto proprio perché dicevi sono donne poco note e quindi, come dire, per evidenziare anche tutto il lavoro di scavo negli archivi che è necessario. E io direi sono le 4 in punto, quindi chiedo anche un cenno a Elisabetta, ma direi proprio che possiamo dare il tempo a Sara Marini per fare la domanda che si è presentata, perché insomma penso che qualche minuto di ritardo sia fisiologico. Sì, certamente. Io ve la condivido volentieri, poi magari non so se c'è una risposta o se ha uno spunto per il futuro. Mi è rimasta in testa da una ricerca a cui abbiamo partecipato recentemente sia io che Elisabetta sulla scuola primaria, ed era pre-Covid, immediatamente prima del lockdown, come uno dei dati emersi da tutti i contesti fosse il far riferimento a fonti digitali da parte di tutte le insegnanti. Con grande sicurezza condividevano come facevano poco uso del libro di testo rispetto invece a fare riferimento a fonti digitali variegate, informarsi in rete. Ora questo con risvolti estremamente positivi e enormi criticità. In sostanza quello che rimane è un interrogativo che ci siamo portate dietro su quali siano le competenze e la formazione in merito, quali sono gli strumenti attraverso i quali vengono selezionate e interrogate le fonti. Mi viene in mente, tra l'altro, a questo proposito, come non sia molto diverso quando quello che accade con le tesi di laurea. È molto frequente ritrovare dentro alle tesi di laurea riferimenti bibliografici a fonti web, spesso estremamente critiche, spesso problematiche da utilizzare, e come in questi casi l'atteggiamento sia per lo più sanzionatorio e la soluzione proposta sia semplicemente una sostituzione di fonti su base gerarchica, e non si attiva invece un processo condiviso di attivazione di competenze rispetto a come si interrogano le fonti. Quello potrebbe essere l'inizio di un processo estremamente formativo, mentre molto spesso diviene esattamente l'opposto, il ridare conferma della base gerarchica su cui vengono selezionate le fonti. Paradossalmente mi sembra che la possibilità di interrogare delle fonti che non siano quelle scientificamente, con tutta la criticità del termine, riconosciute sia una conquista che si ottiene in anni di esperienza invece di essere la base del processo formativo. Non so se qualcuna di voi vuole rispondere, o tutte e tre, o in che ordine volete rispondere o commentare a questa osservazione di Sara. Non c'è nessuno che si fa avanti, vado io. Prego. Sara, intanto grazie. Parto dal presupposto che abbiamo un problema con la scuola primaria. Spiego in che senso. Noi ci occupiamo prevalentemente di didattica, dico proprio noi, non in generale, un noi proprio legato all'istituto. Noi ci occupiamo di didattica della storia del Novecento, che in teoria nella primaria purtroppo il Novecento non si fa, non si studia. Quindi ad esempio lavoriamo parecchio con la scuola primaria, ma soprattutto per l'educazione civica, l'educazione alla cittadinanza. Quindi non so darti dei riscontri molto precisi sulle modalità che vengono utilizzate nella primaria per questo tipo di scelta. Vale però quello che dicevo nel mio speech molto, molto brevemente. Purtroppo c'è una miopia evidente, ma che purtroppo non è neanche storia recente, cioè ce lo stiamo di io sono stanca di ripeterlo. Io sono ormai stanca di ripetere quello che ripeto da tanti anni, e cioè che in Italia manca completamente la sensibilità nella formazione docenti.
anche nell'ambito disciplinare, perché partiamo quindi proprio dalle basi, non soltanto da questo, da questa che è già una logica di aggiornamento, non ci siamo neanche sulle basi disciplinari, c'è una frontalità estrema legata al fatto che la maggior parte degli studenti universitari, anche quelli che poi andranno a insegnare, si sentono fare quasi sempre lezioni frontali e ripetono la lezione frontale. Diverso per le maestre e i maestri che invece hanno per fortuna una formazione differenziata. Io temo, e lo hai detto un po' anche tu, che ci sia più che altro, visto come stanno le cose, un pescare dal mazzo, no? Cioè valga il passaparola, valga quello che ha funzionato in classe, ma senza avere una, diciamo così, una logica davvero di conoscenza e di attivazione di competenze. E vale un po' il discorso, funziona tutto quello che è online semplicemente per il fatto che è digitale. Non lo so, mi viene da dire questo, è molto generico, non c'è niente di così particolarmente originale, però accompagna un po' quello che notavi tu, Sara. Posso dire due cose, poi purtroppo io devo scappare, devo andare in un altro Zoom. Allora, io voglio dire questo, che ci sono, quando si parla, ovviamente quando si parla di fonti, cioè, abbiamo sempre questo gap che molto spesso sia musei che biblioteche digitali o i progetti digitali delle biblioteche vengono spesso costruiti per i ricercatori o per gli studenti. Quasi mai si cerca un modo di arrivare sia agli studenti di liceo o di scuola media superiore. Non riesco neanche a pensare poi a quelli appunto della scuola primaria e delle scuole medie. Certo è una cosa, che quello che mi interrogo sempre è per quale motivo ancora non ci sono, quindi i modi per cercare di arrivare ad un largo pubblico, che quindi appunto si tratta di arrivare non soltanto ai ricercatori, agli addetti ai lavori. E quello che mi domando è come mai anche, cioè, dal punto di vista per esempio di sviluppi delle tecnologie e di collaborazioni con tutta la psicologia cognitiva, la pedagogia, molto si è fatto per esempio per alcune disabilità. E in questo sono la tecnologia è molto molto utile, quindi noi abbiamo la prova che quello che facciamo e la parte scientifica anche, no, dei musei per esempio, ci possa, cioè, che c'è la possibilità di poter creare risorse che possono essere anche come aggiunta, come appunto come mezzo di accesso all'informazione e alla conoscenza. Quindi questo deve essere qualcosa che deve essere costruito, non può essere costruito, questa è una cosa che è un po' soltanto dal mondo editoriale. Il mondo editoriale fa parte ovviamente del mercato della cultura e va bene, ma noi dobbiamo in qualche modo anche capire come in che modo poter creare delle risorse che appunto, vi ripeto, possono derivare dagli stessi dati, possono avere però interfacce diverse e percorsi diversi, di narrazione diverso. Quindi mi taccio però fino a un certo punto, perché appunto ci sono tantissimi progetti scientifici di istituzioni che devono essere presi in considerazione all'interno per esempio delle scuole. Se si parla per esempio di un manoscritto, ci sono le riproduzioni. In quel caso però dobbiamo formare i formatori a poter capire come leggere i metadati, per poter capire anche come far accedere a quell'informazione, perché appunto una riproduzione è una riproduzione, non è il documento vero, e quindi può comportare anche un messaggio confuso.
nel momento in cui lo fruiamo di quel messaggio all'interno di, di un ambiente digitale. Io vi ringrazio tantissimo, starei qui con voi a parlare per ore. Ma io spero, grazie a Tiziana, grazie a Agnese, grazie a Sara e grazie a chi ci ha seguito, e spero che insomma non sarà l'ultima volta che ci confronteremo su questi temi, e un progetto che coinvolga SIS, SIL, ragionando su queste questioni, mettendo insieme saperi, competenze, aperto ovviamente a istituti che lavorano già in questa direzione, secondo me sarebbe un'idea bellissima per passare da tutte queste questi discorsi che facciamo a poi come dire, produrre un elemento concreto. Io 10 minuti ci siamo prese, vediamo se Elisabetta mi guarda male o dice no, che no. Va bene.